Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Allora, amici, oggi abbiamo ascoltato da Gesù nel Vangelo un discorso molto importante. Avete focalizzato un pochino l'immagine che lui usa? Di cosa si parla oggi nel Vangelo? Qual è il messaggio che Gesù vuole trasmetterci? Una cosa fondamentale. Vediamo un po'. Qualcuno ci è arrivato? Dic. Che senza di Gesù non si può fare niente. Urca. Senza di Gesù non si può fare niente. Ma proprio niente, niente, niente. Cosa intende Gesù? Perché per esempio ci sono le persone cattive, che non è che non fanno niente dalla mattina alla sera. Qualcosa la fanno. Non possiamo andare in paradiso. Ecco. Non possiamo andare in paradiso. Ecco. Senza Gesù non si può fare niente di santo. Cioè niente di ciò che concorra a farci diventare migliori, più santi, e a meritare il cielo. Ok? Quindi bisogna custodire il messaggio di oggi. Qual è l'immagine che Gesù adopera? Oggi usa un'immagine Gesù, no? Un'immagine significa una figura, un paragone, no? Che cosa dice? Io sono la vera? La vite. L'avete mai visto una vite? Sapete cos'è una vite? Ok, se tu prendi le cesoie e stacchi un traccio, che succede? Si stacca, e dopo che succede? E dopo? Dopo 3-4 giorni? Si secca. Quindi Gesù ha detto, io sono la vite e voi i tracci. Se vi staccate da me, che fine fate? Sì. Questa è la fine, esatto. Prima ci secchiamo e poi certamente se rimaniamo staccati dalla vita facciamo una brutta fine. Quindi il messaggio fondamentale di oggi, cioè, no, Signore mio, allora io voglio rimanere attaccato a te. Come si fa a rimanere attaccati a Gesù? Due o tre cose Gesù ce l'ha dette, una direttamente e una indirettamente nel Vangelo. Vediamo un po', come faccio a rimanere attaccato a Gesù? Se non mi voglio staccare da Lui, quindi non sono matto, non voglio seccare, non voglio andare all'inferno, quindi voglio rimanere attaccato a Gesù. Come faccio? Oh, guarda quante mani. Accivi, dici. Rispettare i comandamenti. Rispettare i comandamenti ce l'ha detto Gesù. Poi? Rispettarlo. Poi? Pregare. Pregare, poi? Rispettarlo. Una cosa? Datemi un po' un foglietto, dammi un po' qua, rubo un attimo, dopo forse a pagamento te lo ridò, Allora. Gesù conclude così: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, perché per rispettarlo Gesù, che significa rispettare una persona? Io ogni tanto vedo ancora qualche mancanza di rispetto, spero non nei confronti dei catechisti, ma anche l'altro giorno c'è stato un episodio con qualcuno di voi dove c'è stata qualche mancanza di rispetto qui davanti da queste parti, e io sono dovuto intervenire, ma non perché per ragioni legate alla mia persona, ma perché io devo insegnarvi un po' di educazione, perché se voi mancate di rispetto a un ministro di Dio essendo così piccoli e non la piantate, da grande mancherete di rispetto a destra e a sinistra e diventate dei potenziali super maleducati, tanto per dire una cosa ancora piccola, se non di peggio. Quindi io devo intervenire. Ok, ma per rispettare una persona, che cosa è necessario anzitutto? Ascoltarla. Esatto, sapere cosa pensa, no? Che andate a fare voi al catechismo? Cioè, detto proprio in due parole, che venite a fare anche qui la messa? La messa non è il catechismo, perché la parte più importante della messa non è questa, è la seconda, quando stiamo in adorazione dinanzi al sacrificio di Gesù che si offre e chi sta in grazia fa la comunione. Ma la prima cosa da fare, io non posso rispettare una persona se non so come la pensa, capite? Ora noi Gesù non possiamo più ascoltarlo direttamente dalla sua voce, magari, perché è salito al cielo e siede alla destra del Padre, quindi non ci parla più come quando stava, però ci continua a parlare, come? Attraverso i suoi intermediari. Io ne sono uno, un catechista ne è un altro. Se leggete un bel libro di qualche santo, anche adatto ai bambini, io a loro li ho fatti leggere tanto, vero o no? Ho fatto leggere un sacco di libri di santi, esistono libri dei santi a fumetti, lo sapevate? Eh sì, sono belli, sono adatti a voi, quindi da lì si prendono tante belle cose. Quindi la prima cosa è ascoltare, sempre.
Per questo la Chiesa, la prima cosa che deve fare è predicarla il Vangelo e la verità, perché San Paolo dice: come crederanno se nessuno glielo dice? Io credo in Dio. Allora, perché se tu ascolti, poi potrai vivere quello che hai ascoltato, no? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ma i comandamenti bisogna osservarli. L'abbiamo imparati a proposito di tutti quanti i 10 comandamenti a memoria? Sì? Sicuri? Facciamo la prova? Facciamo a casaccio. Il quinto. Non uccidere. Il settimo. Sta tu zitta, tu. Lo va di Barbara. Se non mi sai tu, ti sbatto, ti licenzio in tronco, seduta a stanza. Il quarto. Onora il padre e la madre. Vabbè, facciamo finta che possiamo ritenersi soddisfatti. Poi c'è un'altra cosa importante, qualcuno di voi ha detto, la preghiera. Voi la dite sta benedetta preghiera del mattino e della sera tutti i giorni? Tutti i giorni? Tutto è bene, tu che fai sta faccia? Guarda che ti rompo le ossa, sta mica no, La preghiera, almeno la mattina e la sera, è indispensabile. Perché voi sapete che la vite trasmette ai tralci la... si chiama così, la linfa vitale. Se io non prego, non passa in me la grazia che esce dal cuore di Gesù, perché se io non mi rivolgo mai a Lui per chiedergli aiuto. Nel Padre Nostro, cioè, avete mai pensato al Padre Nostro? Perché sì, il Padre Nostro lo sappiamo a memoria, ma nel Padre Nostro noi chiediamo al Signore delle cose ben precise. Sapete che significa sia santificato il tuo nome? Cioè, avete mai pensato? Tanto per dirne una. Che il nome di Gesù è santificato. Da noi? Guardate che tra poco, no? Lo cantiamo con il coro. Prima che comincia la consacrazione, qual è l'inno che la Chiesa innalza al Signore? Gli dice: alleluia. Santo, no, santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Quindi il nome di Dio non è che lo facciamo santo noi. Lui è già santo. Quindi che significa sia santificato il tuo nome? Significa, vedete che è importante conoscere, la prima cosa che è che sia santificato in te, perché lui è già santo, ma tu no. Cioè la prima cosa che chiediamo a Gesù, al Padre, fammi diventare santo come sei santo tu. Questo significa sia santificato il tuo nome. Voglio vedere quanti di voi ci hanno, ed è la prima cosa che chiediamo al Signore. Guardate che come i comandamenti, sapete che i comandamenti stanno in ordine, perché il comandamento più importante di tutti è il primo. Quindi perché io quando state facendo gazzarra davanti alla chiesa vi rimprovero? Voi pensate perché io non voglio stare in pace, devo stare in silenzio qui? Perché questo è un peccato contro il primo comandamento. Perché questa è la casa del Signore. E la casa del Signore merita un ambiente di rispetto, di riverenza e di adorazione. Il muro della chiesa non può diventare la porta di un campo da calcio. Io queste cose ve le devo insegnare. Per forza. Se no voi trasgredite il primo comandamento, però se io non vi rimprovero, sapete che succede? Quando io muoio, il nostro Signore mi dice: che ti ci ho messo a fare la sermoneta? Perché non gliel'hai detto? Sì, questi hanno fatto un sacco di peccati contro di me, ma tu che stavi a farli? Te la scaldava la sedia? Stavi davanti al computer? Glielo dici prima con le buone, col sorriso, cerchi di farglielo capire. Poi se continuano, tocca alzare un po' la voce, forza. Come fanno anche i genitori. Quindi il primo comandamento è il più importante di tutti, e la prima cosa che chiediamo al Signore nel Padre Nostro è la più importante di tutti: sia santificato il tuo nome, che divento santo io. Quindi non possiamo non pregare. E la terza cosa, basta poi se non mi è troppo lunga, per diventare tralci uniti: ascoltare la parola di Gesù, pregare, e abbiamo una risorsa importante, questo da catechismo, per questo: imparare a vivere bene i sacramenti.
quelli che si possono ripetere, che sono importantissimi, che sono la confessione e la comunione, e voi al termine del vostro percorso riceverete anche la cresima, che si riceve una volta sola nella vita, non si può ripetere. Sapete a che serve la cresima? E concludo. Avete visto San Paolo nella prima lettura? San Paolo, c'erano tutti quanti paura di lui, non sapevano che si era convertito, perché San Paolo prima di convertirsi li arrestava i cristiani. Dopo a un certo punto Barnaba dice: tranquilli, questo si è convertito. E San Paolo si era convertito bene secondo voi, oppure non l'avete sentito la prima lettura? Lui predicava con coraggio, non è che c'aveva paura. Avete visto che a un certo punto volevano ammazzarlo? Ricordate la prima lettura? Volevano ucciderlo, lo portano via. E secondo voi San Paolo, dopo che volevano uccidere, sta zitto, se no ti ammazziamo, basta di parlare del Vangelo. E si è messo paura secondo voi San Paolo? No. A questo serve la cresima. Voglio vedere quanti San Paoli ci staranno qua in giro. Se te prende in giro un amichetto tuo, ancora va in chiesa presso i preti. Invece bestemmi tutti i giorni. Voglio vedere chi ha gli attributi di non te vergogni. Io sono orgoglioso di andare in chiesa. Sei tu che ti devi vergognare che non ci vai. La cresima ci dà la forza per fare queste cose. Perché ci vuole coraggio, ci vuole la forza. Noi ce ne abbiamo un po', ma il nostro Signore ci colma la misura che ci manca. Capite? Quindi queste tre cose sono indispensabili per rimanere uniti a Gesù. Adesso basta, se no per una maniera troppo lunga e non va bene. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.